Ora vediamo quanto devi conoscere il tuo cliente target. A volte, quando lavoriamo con gli imprenditori, ci rendiamo conto che conoscono poco il loro segmento di pubblico. Spesso l'analisi è demografica e comportamentale, ovvero età, sesso e le abitudini più comuni, come il target si comporta in una situazione d'acquisto di un prodotto o un servizio simile a ciò che offriamo. Il problema di questo tipo di analisi è che rimane superficiale, guarda solo a ciò che vediamo delle persone, ma non analizza quello che c'è in profondità. Se per esempio ci immaginiamo un iceberg, la parte che emerge è quella più evidente, cosa fanno le persone, ma la parte più interessante in realtà sta nel fondo, nella parte sommersa. Cosa li soddisfa? Perché scelgono di fare determinate cose? Quali sono le paure che hanno, le barriere oppure gli ostacoli che vivono? E infine, e forse secondo me è la cosa più importante di tutti, perché le persone fanno quello che fanno? Cosa li smuove? Quali sono le leve motivazionali che li portano a fare determinate scelte? Se ad esempio pensiamo a Starbucks, dietro alla vendita di un caffè c'è molto altro. C'è l'atmosfera che si respira, c'è il senso di libertà che si prova, il poter stare in un luogo a leggere o a lavorare senza che nessuno ti mandi via. Tra le principali leve motivazionali abbiamo quelle che soddisfano i bisogni principali, ad esempio la realizzazione nel lavoro, nello studio, il senso di appartenenza, perché ognuno di noi desidera appartenere ad una categoria, essere riconosciuti e stimati per le cose che facciamo e anche un bisogno di sicurezza e di protezione.